Daniele Insabella, parlare di soddisfazioni, di grande emozione è anche abbastanza facile dopo una giornata come questa. Sicuramente, oggi la premiazione ai nostri campioni, che è giunta alla quinta edizione, ha dato fortissime emozioni, tantissima felicità ai giovani che hanno, ai nostri campioni che hanno ricevuto un premio importante, ormai diventa veramente il premio dello sport catanese e siciliano. E con orgoglio le società sportive con i loro appunto campioni, con i loro ragazzi, ormai hanno consolidato questa presenza annuale allo Sheraton di Catania, dove si festeggia l'anno sportivo che si conclude, le gesta dei nostri piccoli e grandi campioni che hanno portato in giro per l'Italia e per il mondo. Ecco, considerando che siamo praticamente anche vicini alle festività natalizie, tu sei un dirigente importante su tutto il territorio nazionale e fai parte di una federazione che sta prendendo sempre più piede. Ecco, io ti chiedo anche di fare gli auguri in virtù del fatto che sì, questa è una giornata di festa, bene, i nostri campioni, però tu da dirigente gli auguri alla Sicilia, all'Italia tutta. Sicuramente a tutto lo sport italiano, in particolare lo sport siciliano e catanese, perché ogni anno i nostri ragazzi vanno in giro, come dicevo prima, per l'Italia e per il mondo, con tante difficoltà, tanti sacrifici, a iniziare dai dirigenti, a finire ai genitori, che sono, come ripeto sempre, il nostro primo sponsor per portare avanti la nostra attività e vincere e conquistare piazzamenti importanti in Italia e nel mondo. Perciò un augurio a tutti gli sportivi catanesi, che il 2019 possa essere, questa manifestazione di oggi possa essere l'auspicio appunto per il 2019 di grandi vittorie, così come sono state conseguite quest'anno che finisce, e che possano anche aumentarle e soprattutto far sì che ai giovani entri dentro gli insegnamenti che nello sport sono forse il principio fondamentale, che devono entrare anche nella testa dei ragazzi a livello morale, a livello diciamo di crescita civile per tutti, e che ci sia una gioventù che sia sempre migliore per il futuro.